Il registro delle opposizioni esteso anche ai cellulari sarà presto attivo. Sulla carta promette efficaci risultati sulla decisiva riduzione delle martellanti telefonate da parte dei call center. Ma sarà davvero così? Cosa promette il nuovo regolamento e cosa dobbiamo aspettarci? Te ne parlo in questo video. Se non lo hai ancora fatto, mi farebbe molto piacere averti fra gli iscritti del mio canale. Non costa nulla, ma per me rappresenta un tuo apprezzamento sui contenuti che sto continuando a produrre. Ma non perdiamo tempo, iscriviti, metti un like, attiva la campanella e iniziamo! Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che estende ai cellulari l'ambito di applicazione del registro pubblico delle opposizioni, permettendo così alle utenze mobili non presenti negli elenchi telefonici di potersi iscrivere. Il diritto di opposizione e la sua efficacia nel merito delle promozioni di telemarketing sarà dunque efficace anche per i numeri riservati. Il nuovo regolamento sarà efficace entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque dobbiamo ancora attendere un po' di tempo prima di poterci iscrivere e scoprire l'efficacia di questa importante novità, perlomeno sulla carta. Le promesse sull'efficacia del nuovo regolamento sono notevoli. L'iscrizione del nostro numero di cellulare al registro delle opposizioni ci permetterà di non ricevere più alcuna telefonata dai call center con finalità di promozione, di comunicazione commerciale o per le solite indagini di mercato. I nostri dati non potranno più essere ceduti a terzi e i consensi che distrattamente abbiamo autorizzato a terzi prima della nostra iscrizione al registro delle opposizioni decadranno. Gli unici che avranno facoltà nel chiamarci saranno gli operatori collegati a contratti in corso ed attivi per la fornitura di beni o servizi o cessati da non più di 30 giorni. Questo cosa vuol dire? Che ad esempio i call center che operano per conto del nostro gestore telefonico, verso il quale abbiamo appunto un contratto attivo, potranno continuare a chiamarci. La legge prevede che l'operatore di telemarketing che intende utilizzare i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici o nei loro elenchi dovrà verificare sul portale del registro che non vi sia l'opposizione. La violazione di questo principio comporterà delle sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro e per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente. Tutto molto bello. Ma sarà così davvero? Ci ricordiamo tutti l'inefficacia prodotta dal registro delle opposizioni per i numeri di rete fissa, negli anni in cui, nonostante l'avvenuta registrazione, le telefonate dei call center continuavamo a riceverle, nonostante tutto. Temo che lo stesso risultato sia immaginabile anche per i numeri di rete mobile. L'elettronica e la tecnologia oggi disponibile permetterebbero di raggiungere il vero risultato, se lo volessero, attivando ad esempio una sorta di spunta automatica su tutti i numeri di cellulare che saranno iscritti nel registro delle opposizioni. Sarebbe ulteriormente poco complicato, se lo volessero, creare delle applicazioni specifiche utili a bloccare, in automatico ad esempio, le chiamate da parte di operatori non autorizzati. Ma non ho letto nulla di tutto questo, eccetto applicazioni private che è possibile scaricare che ci aiutano ad individuare quando le telefonate sono ad esempio spam. Come sappiamo tutti, oltre alla discriminata vendita dei nostri dati, troppo spesso da noi autorizzata per distrazione, vi è anche un commercio illegale, sempre dei nostri dati, che consente agli operatori, qualunque essi siano, di chiamarci con estrema libertà. Infine, se dovessimo continuare a ricevere le stressanti telefonate da call center fuori dall'Unione Europea, come ad esempio quelle che pervengono dal Regno Unito per la promozione del trading online, spesso e volentieri inserito nella categoria delle truffe, sapete a cosa servirà il registro delle opposizioni? Non li ho, me li sono tagliati, ma ad un baffo. Una piccola diminuzione dello stalking promozionale sicuramente la otterremmo,
ma sperando di sbagliarmi, temo che il risultato di questa novità sia molto simile all'entrata in vigore del GDPR, ovvero il Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati, che ha soppiantato il nostro precedente codice della privacy, ve lo ricordate, il decreto legge 196 del 2003, promettendo proprio in materia di call center efficaci risultati. Com'è andata a finire? Perché dobbiamo essere pratici e sinceri, almeno tra di noi che siamo la parte lesa. È andata a finire che non è cambiato nulla. Anzi, sono aumentate le telefonate stalkerizzanti da parte dei call center, quasi tutti con sede fuori dai confini italiani e molti fuori dai confini europei, con la conseguenza che le nostre leggi sono per loro aria fritta. Ma questa è solo la mia sensazione. Non appena sarà possibile iscrivere i nostri numeri di rete mobile nel registro delle opposizioni, realizzerò un apposito video e vedremo l'effetto che produrrà. Nel frattempo non ci resta che attendere ed inserire tutti i giorni almeno un paio di numeri spam nella nostra blacklist. Spero che il video sia stato di tuo gradimento. La tua iscrizione al canale, se non l'hai ancora fatta, mi dimostrerà il tuo apprezzamento, gratuito e non costa nulla, per i contenuti che sto continuando a produrre. Per il momento, da Diego Santi è tutto. Al prossimo video!